Buongiorno Acquario e benvenuti. Questa è la vostra lettura di coppia per le ultime 2 settimane del mese di maggio. Vi ricordo che è una lettura generica, quindi potrebbe non risuonare con tutti, ma in questo caso potete guardare le letture del vostro ascendente e della vostra luna. Se volete invece una lettura privata, inviatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Dunque, cominciamo subito. Vediamo un po' l'energia generale per voi. In queste 2 settimane. Allora, come energia generale o come evento che riguarderà queste 2 settimane, abbiamo un elementale di coppe che corrisponde in questo mazzo al fante di coppe. Insieme a questa carta delle Symbolon che manifesta una doppia visione della stessa situazione, ovvero. Da un lato sembra che stia cambiando qualcosa, o che cambierà comunque qualcosa a livello emotivo in queste 2 settimane finali di maggio, ma allo stesso tempo sembra che voi e il vostro partner avete visioni diverse della stessa cosa, visioni diverse sulla relazione, specificamente sulla relazione o su qualcosa che riguarda la relazione. Ad ogni modo, come dicevo, questo fante di coppe rappresenta come un nuovo inizio, un nuovo tentativo di fare funzionare la relazione, una nuova prospettiva, nuove idee, ma più che altro nuove emozioni che nascono. Quindi nel caso in cui si sta cercando, per esempio, di rivalorizzare la relazione, di dare nuova energia alla relazione, ecco che ecco che spunta questa carta per indicare che comunque qualcosa dentro sta cambiando, qualcosa emotivamente sta cambiando. Il fatto che non è chiaro è per quale motivo vedete la relazione in modo diverso. Sembra che per qualcuno di voi sia coinvolta una terza persona. Ma nel caso in cui sia coinvolta una terza persona, e non è per tutti, lo ripeto, non è assolutamente per tutti, ma vedo che è solo per una parte di voi, comunque questa terza persona sembrerebbe dover entrare per colmare un vuoto che riguarda la coppia, ovvero andiamo per gradi. Dunque, da un lato su una colonna troverete voi stessi, sull'altra colonna troverete il vostro partner, saprete voi individuare qual è la vostra colonna e qual è la colonna del vostro partner. Dunque, chi sta da questo lato, in questa colonna, si sente come la stella, vorrebbe un 7 di bastoni e reagisce con un 10 di bastoni. Dunque, chi sta da questo lato, nonostante le difficoltà che possono esserci state o che possano esserci nella relazione, comunque è una persona molto positiva o comunque che cerca di recuperare il rapporto in qualunque situazione, che cerca sempre la guarigione in qualunque cosa, che cerca di trovare una strategia e una soluzione per risolvere eventuali problemi e probabilmente si sente proprio, chi sta da questo lato, si sente colui o colei che di solito lavora per questo, lavora, cioè fa il lavoro per trovare l'armonia, per trovare dei punti di accordo. E sembra che li vediate, sembra che questa persona veda in effetti la possibilità di trovare delle soluzioni, dei punti di accordo, o veda addirittura i segnali che qualcosa sta cambiando. E quindi magari i segnali di un miglioramento. Allo stesso tempo vorrebbe un 7 di bastoni che in questo mazzo viene rappresentato come qualcuno che vorrebbe avere un aiutino dall'esterno per sapere esattamente cosa fare e come farlo. Cioè senza che le cose vengano date per scontate, questa persona vorrebbe sapere esattamente cosa dovrebbe fare e magari vorrebbe o sta chiedendo aiuto a qualcuno, si sta confidando con qualcuno per chiedere un consiglio, o vorrebbe direttamente che il proprio partner dicesse che cosa in effetti bisogna fare, di che cosa c'è bisogno per risolvere qualunque cosa ci sia da risolvere. Reagisce come un 10 di bastoni, quindi comunque
porta avanti il proprio lavoro senza lamentarsi, cioè continua comunque ad andare per la sua strada, nonostante le difficoltà e nonostante anche il peso, perché un 10 di bastoni è una persona che ha fatto tutto un percorso, è arrivata proprio alla fine del percorso e adesso in ogni caso è pronta a terminarlo questo percorso in un modo o in un altro. In un modo o in un altro. Quindi questa persona sembra essere arrivata alla fine di un tragitto che è stato anche faticoso, ha dovuto attraversare, affrontare varie problematiche e adesso tutto quello che desidera è una risoluzione serena. La persona che sta dall'altro lato si sente come un re di coppe, vorrebbe un tre di coppe, reagisce come un quattro di coppe. La persona che sta da questo lato si sente molto sicura dei propri sentimenti, molto, si sente sicura di se stessa, e di quello che sta dando e di quello che sta facendo. Allo stesso tempo però vorrebbe un tre di coppe, quindi vorrebbe qualcosa di più, vorrebbe. Ecco, qua vi faccio la distinzione, perché per qualcuno di voi, come vi dicevo, è coinvolta una terza persona, e quindi chi sta da questo lato potrebbe semplicemente essere interessato a qualcun altro, o a qualcun'altra, ma per molti di voi, per la maggior parte di voi, questo tre di coppe rappresenta semplicemente il divertimento, cioè questa persona vorrebbe o più allegria all'interno della relazione, quindi meno stress, meno ansia, meno problemi e meno musi lunghi, oppure vorrebbe più tempo e più spazio per divertirsi, per passare del tempo con gli amici, per svagarsi, per sentirsi più spensierato, ecco, per questa persona vorrebbe più spensieratezza e reagisce infatti come un quattro di coppe proprio perché sente che gli manca qualcosa, sente che manca qualcosa dall'altra parte, qualcosa che non riesce a ricevere o qualcosa che riceve ma non vede per qualche motivo, perché ciò che questa persona dà a questa persona non sembra sufficiente. Ma vediamo gli angeli cosa dicono. Una persona nuova fa il suo ingresso, una nuova fase per la relazione, affinamento delle doti intuitive. Dunque, ecco, come vi dicevo, per qualcuno di voi c'è una terza persona coinvolta che sta per entrare nella vostra vita e quindi la relazione potrebbe affrontare una nuova fase. Il fatto che ci sia qualcun altro nell'aria non significa necessariamente che si tratti di tradimento, perché può semplicemente essere un'altra persona che entra in gioco per movimentare le acque, per movimentare la situazione, smuovere l'energia e di conseguenza farvi riflettere su cosa è meglio per voi e su cosa realmente volete dalla relazione. Certo, in alcuni casi queste situazioni sfociano con relazioni parallele oppure con sostituzioni, ecco, mettiamola così, ma tantissime volte un interesse verso qualcun altro può semplicemente essere da stimolo per una riflessione e quindi può essere anzi utilissimo per recuperare qualcosa che in altro modo non si riusciva a recuperare. Dunque, ecco, affinamento delle doti intuitive significa comunque che stiamo lavorando nell'ambito dei sentimenti. Bisogna stare attenti ai propri sentimenti e imparare a distinguere quelle che sono le nostre paranoie dalle nostre reali emozioni. E quindi diventare anche più maturi da questo punto di vista. Ad ogni modo, ragazzi, se volete una lettura privata per sapere esattamente qual è la vostra situazione, oppure volete una sessione di coaching per capire bene come comportarvi, mandatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.